Stiamo protestando con i dirigenti scolastici sostanzialmente perché sono stati lasciati soli in questa, per la ripartenza della scuola a settembre. Chiediamo concretamente tre cose: organico aggiuntivo almeno del 40% di quello attuale, presidi sanitari presso ciascuna scuola e risorse finanziarie ai comuni, soprattutto in quelli, quelli di dissesto finanziario, per far fronte alle spese per la ricerca di nuovi spazi. Sono le richieste dei tanti dirigenti scolastici che questa mattina in un sit-in di protesta si sono riuniti e seduti tra i banchi di scuola in via Castromediano a Bari, dinanzi alla sede dell'ufficio scolastico regionale. Dal Ministero infatti non è ancora arrivata nessuna indicazione operativa concreta sia alle scuole che ai sindacati rispetto alla ripartenza in presenza. Così l'esecutivo regionale della UIL Scuola Puglia ha denunciato come ci sia un totale fai da te con tanti tavoli tecnici e nessuna decisione concreta. Pensiamo ai dirigenti scolastici abbandonati al loro destino, si legge nella nota del sindacato, con l'assunzione di responsabilità eccessive e al disagio dei genitori di quegli alunni che frequentano in piccole aule, cosiddette pollaio, da 28 studenti che brancolano ancora nel buio a poche settimane dall'avvio dell'anno scolastico. La didattica a distanza, dicono ancora dalla UIL, non può essere sostitutiva di quella in presenza, poiché ha mostrato tutti i propri limiti, creando notevoli difficoltà a chi la fa e a chi la riceve, destabilizzando la vita privata del personale scolastico e delle famiglie. La Regione in ultimo vorrebbe stanziare 40 milioni di euro per sostenere la ripartenza in presenza con risorse umane aggiuntive e a tal proposito la UIL Scuola chiede l'istituzione di un tavolo per il sostegno del precariato. La scuola ha bisogno di interventi consistenti sull'ammodernamento degli istituti scolastici, sui laboratori. Abbiamo bisogno che le scuole siano luoghi che abbiano la capacità di poter fare tanta buona formazione e per questo io spero che in questi mesi che ci separa dall'avvio dell'anno scolastico, che sarà un avvio molto tribunato, ci siano a livello nazionale, a livello regionale, tutti gli interventi concentrati per cercare di assicurare ai nostri ragazzi di poter tornare a scuola in sicurezza, ma soprattutto tornare a scuola per poter avere una didattica molto più innovativa e più creativa.